grande attore Luigi Bacialli. Pediatria sarà trasferita a pneumologia e l'azienda ospedaliera presenta la sua ultima proposta, già accettata dalla regione 3 anni e mezzo per realizzarla. La conferma dal commissario prefettizio, i profughi arriveranno ad Abano domani, protesta della Lega, il governatore Zai annuncia che scriverà a Renzi. Davanti al provveditorato questa mattina la protesta di alcune insegnanti padovane escluse dalle graduatorie per un ritardo nei ricorsi. Sono due marocchini della zona gli autori della violenta rapina agli anziani di Piacenza d'Adige, avevano fatto un sopralluogo nella casa e chiesto l'elemosina, manca il terzo complice. Violento nubifragio questa mattina a Padova, allagati alcuni ambulatori dell'ospedale Sant'Antonio, ma le visite non sono saltate. Fantastica, Bebe Dio trionfa nel fioretto contro l'atleta cinese, vince l'oro alle Paralimpiadi di Rio, la gioia della campionessa di Mogliano. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura la sanità, cosa c'è dietro il no alla riforma, nell'editoriale del direttore Luigi Bacialli. Molti di voi si saranno chiesti perché, per quale motivo Rete Veneta dà conto con i suoi telegiornali, anche attraverso Focus, tutti i giorni della vicenda della riforma sanitaria che Zaia e la sua giunta stanno tentando di portare avanti, riducendo le USL da 21 a 9 e che invece l'opposizione invece tenta di far naufragare. Molti di voi si chiederanno come mai siamo così attenti a quello che sta succedendo in Consiglio regionale, per due motivi fondamentali. Intanto perché siamo dalla parte dei cittadini e ci interessano tutti quegli argomenti che in qualche modo condizionano la vita dei veneti. E poi, secondo motivo, è che è veramente una storia tragicomica in cui per motivi prettamente partitici, clientelari, per un gioco di potere scellerato, alcune forze politiche stanno tentando di fare fallire un miglioramento della sanità attraverso una riduzione delle strutture, un contenimento dei costi, ma anche l'innesto di altre strutture che possano consentire alla sanità, che è già un'eccellenza, di lavorare meglio, di funzionare meglio e di costare di meno. Mentre questo sforzo è in atto, cosa fa il governo di Renzi? Propone altri tagli, 1,5 miliardi, tagli lineari, no? Quindi senza abbassare i costi standard come chiede spesso il governatore, senza premiare le regioni virtuose, no, tagli uguali per tutti a prescindere dalla qualità dei servizi che una regione offre ai propri cittadini, e questo è veramente un'ingiustizia vera e propria nel confronto di questa regione e di altre regioni che funzionano bene nella sanità e in altri settori. Ma cosa può esserci dietro questa ostilità di una opposizione che continua a presentare migliaia di emendamenti, che vuole fare naufragare questo tipo di interventi? C'è la volontà di consentire a Matteo Renzi di poter dire: vedete, faccio bene io a fare la riforma costituzionale che toglie poteri alle regioni, anche quello, anche la prerogativa sulla sanità, perché non ci sanno fare, guardate che cosa hanno combinato. Questo è di fondo il motivo che spinge l'opposizione a mettere i bastoni tra le ruote a questa riforma, questo è il primo motivo. Il secondo motivo è quello degli appetiti, delle clientele, degli egoismi, di questo gioco di potere scellerato che spinge una parte della politica a volere altre USL, ma vogliono ridurle, no? E tutti sono d'accordo, i cittadini sanno che è un contenimento dei costi ed è una riforma che comunque potenzia la sanità, no, vogliono aggiungerne altre, perché quello che vuole la Gardesana, quello che vuole la USL nel Padovano, è quello che vuole la USL qua, è quello che vuole la USL là, sempre per questioni di mero interesse privato che non tiene conto dell'interesse comune, no? Diciamo egoismo gabellato per sensibilità, non gliene importa niente della salute dei cittadini, sia al centrodestra che al centrosinistra, se vogliamo essere sinceri. Per loro l'importante è battere gli avversari e, nel caso del centrosinistra, dare una mano al Presidente del Consiglio. Di questo passo alla fine resteranno solo macerie della sanità del Veneto, e chi avrà
prodotto questo sfacelo, probabilmente costringendo il governatore a nominare nuovamente 21 direttori generali, dovrà assumersene la responsabilità. Queste sono veramente vicende meschine di bassissimo livello. Questi sono uomini a volte nella politica che sono i cosiddetti qua qua qua. Per fortuna che ci sono gli eroi a volte come Bebe Vio e Alex Zanardi, ma ce ne sono due ogni 20.000. E vi proponiamo il quesito del TG Linea Aperta di questa settimana dedicato appunto alla sanità. Chi sta affossando la sanità veneta? Continuate a dire la vostra inviando un sms, il numero che state vedendo in sovraimpressione, o scrivendo una mail a padova@reteveneta.it. E continuiamo a parlare di ospedale, in particolare di pediatria. C'è stata una svolta importante presentata oggi in azienda ospedaliera. Sentite. Anch'io conosco la telenovela ed è proprio per questo che mi sono impegnato a trovare una soluzione praticabile che in un primo momento prevedeva un progetto molto ambizioso che era un ospedale mamma-bambino. Ma i bambini non possono aspettare e così quella trovata dall'azienda ospedaliera diventa una soluzione a tempo. 23 milioni di euro, 15 già stanziati dalla Regione, per un intervento necessario per sanitari, genitori e piccoli pazienti. Lo avevamo documentato nei nostri servizi e questa mattina finalmente la telenovela del trasferimento di pediatria finisce. Si tratterebbe di realizzare un edificio al posto dell'attuale pneumologia che sarebbe leggermente ingrandita. L'edificio dovrebbe essere realizzato nell'arco di 3,5-4 anni e a un costo di 23 milioni, opere accessorie comprese. Sarà trasferita pneumologia con un intervento di adeguamento e ampliamento, vicinissima dunque a divisione ostetrica e chirurgia pediatrica. È ovvio che la soluzione, questa soluzione, come tutte le altre soluzioni ipotizzate, sono soluzioni ponte verso il nuovo ospedale. Non potevamo aspettare il nuovo ospedale, continueremo con i cantieri, sono 20 in tutto quelli attivi per una spesa finora di 40 milioni di euro. L'ospedale, ha dichiarato il direttore generale Luciano Flor, deve essere funzionante al meglio fino al suo ultimo giorno di vita. Noi stiamo lavorando per mantenere fede al cronoprogramma che prevede l'avvio dei lavori verso metà 2019. Questa io l'avevo definita a suo tempo un'ipotesi largamente ottimistica, sono ancora di questa idea, ma non ho elementi oggi che mi dicano che i tempi non sono rispettabili. Certo, la disponibilità dell'area condizionerà molto lo sviluppo dei lavori successivi. Di questa proposta di pneumologia si è detto soddisfatto il governatore del Veneto Luca Zaia, poiché si tratta di un intervento migliorativo del reparto che permetterà all'azienda ospedaliera di avere poi una struttura nuova da impiegare nel policlinico da 1000 posti letto in cui sarà convertito appunto il Giustinianeo. Zaia, che era a Padova oggi e che ha detto che scriverà a Renzi per quanto riguarda l'arrivo dei profughi ad Abano Terme. Ho intenzione di scrivere, a dire la verità, ho già scritto la lettera, la spedirò. Ricordo semplicemente al Presidente del Consiglio quella telefonata che abbiamo avuto assieme circa un anno fa quando si parlava di Eraclea. Mi garantiva che il governo ha attenzione per le località turistiche, per noi significa la prima industria del Veneto con 17 miliardi di fatturato e siamo la prima regione d'Italia. Aveva detto no già due settimane fa, quando quella dell'arrivo imminente dei profughi nei comuni delle Terme era soltanto una voce. Oggi, che la parola del prefetto mette fine ad ogni dubbio, confermando il trasferimento di 200 migranti all'ex base NATO del primo ROC, il governatore del Veneto non si arrende e scrive al governo. Ricordo che ad Abano Terme, oltre al tema turistico e la messa in discussione del nostro prodotto turistico, c'è un altro tema che è quello della democrazia. Un commissario non può governare come fosse un sindaco. Mandare gli immigrati in un comune dove c'è il commissariamento vuol dire ti piace giocare facile. Domani mattina la Lega Nord manifesterà davanti ai cancelli del primo ROC. Ci sarà anche il primo cittadino di San Pietro in Gù, ripreso dal prefetto ieri per il suo blitz nell'hotel del suo comune in cui sono ospitati dei profughi. Il governatore oggi ha parlato anche di sanità dopo la notizia di ulteriori tagli da Roma, subito smentita da Renzi, e sulla riforma della sanità ancora bloccata in Consiglio il governatore ha chiesto di votare. Penso che sia fondamentale ricordare che c'è un giusto confronto tra maggioranza e opposizione, poi alla fine però bisogna anche votare, quindi chiediamo di votare.
Caos scuola nella giornata dell'assegnazione degli incarichi di ruolo. A Padova, come in altre città, esplode la protesta di alcuni insegnanti esclusi. E faremo casino, veniamo a mangiare a casa vostra tutti! Se non ci danno una risposta, questa che non ci risponde neanche! E la gente a punteggio zero, io ho 200 punti! Hai capito cosa avete fatto? Ce l'ha detto adesso il competitore, un'ora che siamo lì noi, un'ora! La rabbia di questi insegnanti davanti all'ufficio scolastico nel giorno dell'assegnazione delle cattedre. Abilitati sì, ma non tra gli abilitati. È la prima incoerenza a livello proprio legislativo. E si arriva, scusa. Maestre che hanno il diploma magistrale, anni di precariato sulle spalle, punteggi altissimi, eppure si sono viste superare nella graduatoria ad esaurimento perché loro sono ancora in attesa di conoscere la sentenza del giudice del TAR che arriverà ad ottobre. Disoccupati grazie a un vizio di forma. Noi non abbiamo vinto questo ricorso, gente con il nostro stesso titolo che ha vinto il ricorso entra di ruolo, con punteggi magari inferiori rispetto a quello che abbiamo noi. Anche noi avremmo potuto entrare di ruolo, ma non abbiamo vinto questo cavolo di ricorso, ha capito? Monte, se a monte qualcuno nel governo avesse deciso, tutti abbiamo gli stessi diritti, abbiamo lo stesso requisito che è il diploma magistrale, sì. Quindi tutti siamo dentro nella stessa fascia, non solo quelle che hanno fatto il ricorso e che magari l'hanno fatto con sindacati diversi, con avvocati diversi, e quindi gli è andata più liscia, questione di fortuna. Avevamo chiesto se il tutto poteva essere posticipato al 20 di ottobre, quando ci sarà una sentenza del TAR che potrebbe inserire anche noi. Questa è la richiesta. Allora, adesso siamo pronti per il servizio invece di cronaca. Gli anziani torturati a Piacenza d'Adige, due marocchini sono stati arrestati e caccia anche al terzo complice. Li hanno presi a schiaffi, colpiti in faccia con i cuscini, seviziati con un taglierino. Non hanno esitato a rompergli in testa uno specchio e a bruciare le braccia con un ferro da stiro rovente. È la tortura a cui sono stati sottoposti due anziani di Piacenza d'Adige, Libero e Rosina. Ora chi li ha ridotti quasi in fin di vita e rapinati ha un nome e un volto. Sono questi due marocchini senza fissa dimora che bazzicano tra Castelbaldo e Merlara. Gli stessi che qualche giorno prima della rapina avevano fatto un sopralluogo della casa isolata nella campagna e a cui Rosina aveva dato 5 euro per mangiare. Le indagini dei carabinieri sono partite dai compraoro della zona. Proprio a Rovigo abbiamo trovato un negozio che aveva questi monili, questi ori, che corrispondevano perfettamente alla dichiarazione della signora. Da lì abbiamo fatto degli altri accertamenti, siamo arrivati alla donna che è stata denunciata per ricettazione. E poi il profilo corrispondeva perfettamente a due dei tre personaggi che hanno commesso il fatto. All'appello manca ancora un terzo complice, mentre è stata denunciata per ricettazione la moglie di uno dei due marocchini che dopo la rapina aveva cercato di vendere la refurtiva. La banda, dopo aver rubato i soldi che Libero aveva prelevato per pagare il rifornimento di pellet per la stufa, si è accanita sui due anziani perché cercavano anche i gioielli. All'anello del matrimonio ci hanno tirato via anche quello. Libero ci aveva raccontato dal letto di ospedale gli istanti tremendi di quella notte. Temeva di aver perso per sempre il suo anello di nozze. Ora gli verrà restituito, anche se rimarrà per sempre il ricordo della violenza. Questi signori sono rimasti veramente felici. C'è anche un po' di indignazione perché adesso vorrebbero vedere in faccia il volto di questi aguzzini. Violento nubifragio quest'oggi a Padova, allagamenti al Sant'Antonio. Padova. Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla città. I danni sono stati registrati nella zona di via Forcellini e via Facciolati, soggetta ad allagamenti. Questa volta però l'acqua è arrivata anche nelle stanze del nuovo poliambulatorio dell'ospedale Sant'Antonio, al piano terra dove ci sono gli ambulatori di oculistica, ortopedia, neurologia, chirurgia generale e dermatologia. L'allagamento, proprio nelle ore di massima affluenza, i pazienti sono stati accompagnati in altre aree dove hanno svolto gli esami medici. Nessuno è stato mandato a casa senza effettuare la visita. Ora è in corso da parte dell'ULS una verifica tecnica sulle funzionalità degli ambulatori e dei macchinari. Ed ora con le immagini andiamo a Rio de Janeiro per la bellissima medaglia di Bebe Vio.
C'è, quindicesima stoccata. Il sogno di Bebe Vio si è avverrato e con lei tutto il Veneto ha pianto di gioia. La piccola grande campionessa di Mogliano ha trionfato nella gara di Fioretto categoria B, sconfitta 15-17 la rivale cinese, portando a casa la medaglia d'oro. Il successo di Bebe è la medaglia più attesa dall'Italia in queste Paralimpiadi di Rio de Janeiro. L'entusiasmo, la gioia di questa splendida 19enne hanno regalato a tutti un'emozione indimenticabile, in primis ai suoi genitori. Ma io sono una che piange spesso, però caspita, questa occasione la meritava tutto. Penso che abbiamo pianto un po' tutti, penso che ieri tanta Italia ha pianto. L'oro di Bebe, arrivato poche ore dopo quello di Alex Zanardi, sono il simbolo di un traguardo che va oltre il dolore e la sofferenza. Ci fa capire che i limiti che abbiamo non sono fisici, ma solo nella nostra mente, e che con l'impegno e la forza d'animo si arriva ovunque. Ed ora giusto il tempo per ricordarvi questa sera l'appuntamento, come sempre a partire alle 21.05, con il direttore Luigi Bacialli e i suoi ospiti. Come ogni giovedì sera ci sono le storie dei veneti schiacciati dalla crisi. TG Padova invece termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.